Signore e signori, bentornati su Briciole di Storia e bentornati sulla lira. Sulla lira, 2000. 2000 lire non è una gran cosa, non ci fai... Ma soprattutto io le reputavo le banconote più brutte, sia in questa versione, sia nella versione successiva di Marconi. Non che siano fatte male, ma non mi piaceva, sia il formato, perché secondo me erano un po' piccoline, e non rendevano, non mi piacevano, preferivo banconote da 100.000. No, preferivo quelle da 1000. Preferivo quelle da 1000, assolutamente. Tanto tra due da 1000 e una da 2000 non è che mi cambia tanto. No, no, assolutamente. La 2000 non mi piaceva. Nonostante abbiamo un personaggio che, insomma, sì, Galileo Galilei. Merita, sicuramente. Anzi, poteva andargli una banconota anche di valore superiore. E vediamo un po' di cose. Colorino verde marroncino accrocchiato, qui c'è Piazza dei Miracoli con... C'è Pisa, perché Pisa, lui ha studiato l'uomo lungamente a Pisa, la leggenda parla della caduta dei gravi dalla torre di Pisa inclinata, cosa che è vera solo in parte, e per carità lui si è dedicato a studi di astronomia e non solo di astronomia, bellissimo, diciamo che è uno dei personaggi più conosciuti all'estero di nazionalità italiana. Sai qual è una delle cose brutte di questa banconota? La bordatura bianca. Come abbiamo fatto vedere in altre banconote, spesso si congiungevano con l'altra parte perché erano su un foglio unico. In questo caso la bordatura bianca non mi piace proprio. Beh, si congiunge il bianco col bianco, naturalmente. Però molto più falsificabile. Vabbè che e dall'altra parte... E dall'altra parte, sempre in questo color senape... misto blu. Misto blu e marroncino, giallogno, insomma, così. Cosa vediamo? Vediamo. Uno che la legge punisce i fabbricatori e gli spacciatori di denaro falso. Beh, questo ti spiega che tu sei colpevole sia se le fabbrichi, sia se le distribuisci, naturalmente. A volte inconsapevolmente, immagino, cioè ti circolano in mano. Ai tempi circolavano con gli euro, è praticamente impossibile che hanno inserito ologrammi e cose assurde. Hanno visto se si incontra luce anche qui. Eccolo qua. La cosa che hanno fatto diversamente da altre volte è che qui lo vediamo anziano e nella filigrana lo vediamo giovane. Questo è carino. Con questa filigrana che è estraibile. Mi è capitato di strappare per sbaglio delle banconote ed è proprio un filo di metallo leggero, sì, estraibile. Dall'altra parte vediamo una specie di schema delle varie sagittarie o qualcosa del genere, delle varie, come si chiama? Costellazioni, che ci interessa poco, ma alcuni dei disegni di questo qui probabilmente è quello che lui è riuscito a vedere di Saturno, e questo anche, lui in realtà è famoso per aver scoperto i satelliti galileiani, cioè quelli che ruotano intorno a Giove, e poi per averci ragionato su in maniera un tantino importante. E questo e ovviamente gli hanno dedicato, come altra immagine, un osservatorio astronomico che dovrebbe esistere ancora. Arcetri, che è Arcetri, dove abitava lui sostanzialmente. E che è stata disegnata e scolpita questa banconota a mano, ovviamente, perché si faceva a mano con bulino, da un artista che ha, come si chiamava l'artista? Il buon Trento Cionini. Cionini, che ha collaborato e realizzato quasi tutte le banconote, sì, del vecchio conio. Non è venuto benissimo. Prima abbiamo spiegato che questa banconota è brutta, fatta male. Ma no! Pessimo disegno. Poi no, il grande artista... No, il suo lavoro l'ha fatto bene. È l'impostazione grafica che è sbagliata. Buonanotte, va bene. Cioè, rispetto a chiediamo quella di Verdi. Scusa. Forse perché è centrale l'immagine, lo sai? Ci scusiamo con l'autore che... No, è morto nel 2005, con i parenti d'autore. Ci scusiamo. No, ma le altre sono stupende. Quella di Verdi è una delle sue migliori, secondo me, realizzazioni. E su questa tuffo nei ricordi, perché i soldi sono sempre qualcosa che abbiamo utilizzato giornalmente. L'anno l'abbiamo detto, da che anno andava è stata questa banconota? Questa banconota qui va dal 73 all'83 e come ecco sempre in questi casi... l'ho usata molto. Quando si dice che nell'83 smettono di stamparla, non vuol dire che si dissolve nel nulla, vuol dire che si scompare dalle per mani. Molti anni viene ancora utilizzata, 3, 4, 5 anni, poi man mano che si consuma... Man mano che le banche le ricevono, le ritirano, in modo tale che dal mercato ne rimangono ritirano sempre meno. Ritirano quelle rovinate o ritirano tutte? No, tutte. Nel momento in cui la Banca d'Italia dice ritirate le banconote, loro ricevono i soldi e le 2000 lire le mettono da parte e le ritirano dal mercato. E quindi diminuiscono sempre di più. La buttano nella spazzatura? Sai che non so, no, che visto che le debbano bruciare. Non c'è la spazzatura delle banche, no, quelle no. Su banconote. Banche, banconote, vabbè. Un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.